Mi sentivo stanco. Pensavo alle tante cose che avevo fatto in questi anni. Qualcuna era riuscita bene, altre proprio no. Ero stato lasciato solo ad affrontare le situazioni. La mano mi indica il secondo dito. Vedi cosa c'è scritto? Sorreggi. Non sei solo. Tanti come te avevano dei progetti nella testa. Avevano cominciato seriamente, poi le tante difficoltà le hanno portati alla delusione. Un progetto non si realizza in un giorno, bisogna mettersi in strada, camminare, saper fermarsi per riprendere fiato. Certo, se si è in due ci si sorregge a vicenda, ma bisogna continuare fino alla fine, costi quel che costi. Vuoi danzare con Sorreggi? È lì che ti aspetta. Non me lo feci dire 2 volte. Cominciava ad essere più agile. Mi veniva un po' più facile danzare. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei suoi discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: Non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo. E voi siete mondi, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: Non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Dice la Bibbia: Il fratello aiutato dal fratello è come una città fortificata. Cosa faccio concretamente per rimettere in piedi chi nella comunità, nel paese, ha perso ogni speranza?